Questa che è alle mie spalle, io ero a conoscenza, come molti pescatori mi raccontavano negli anni scorsi, che probabilmente era in quest'area qui che c'era un Tobruk, che è un luogo dove veniva apposta una delle mitragliatrici che consentiva al soldato di ripararsi e proteggere la spiaggia da un eventuale sbarco. Questo fu realizzato probabilmente a cavallo tra lo sbarco del 43 e anche nella parte antecedente, sia dai tedeschi che in unione con gli italiani. È un sistema difensivo lungo la costa che non era soltanto composto da questo, ma ce n'erano altri. Abbiamo visto un altro che è emerso poco più in là, sempre in questa zona. Molti pescatori mi raccontavano anche che era stata minata tutta la spiaggia allora per evitare lo sbarco. Noi poi anche come amministrazione ci siamo preoccupati di un altro aspetto, tant'è che ieri ho parlato con il comandante del porto di riposta, che è molto attento anche a tutto il nostro territorio, perché sorto un problema enorme dopo la mareggiata che riguarda sia l'abbassamento del livello della spiaggia, ma anche il fatto che ci siano molti manufatti che sono emersi, che erano sottoterra, sia di ferro che in cemento, e che possono creare delle difficoltà ad usufruire bene la spiaggia, sia per le famiglie che anche nella realizzazione e riattivazione dei lidi che avverrà fra qualche mese. Già c'è il Ci sono i mezzi che stanno pulendo, già siamo quasi alla fine. Abbiamo pulito buona parte di Sant'Anna, manca la parte iniziale. Stiamo pulendo il centro di Fondaghello. Stamani, in modo particolare, sono proprio nella piazza centrale di Fondaghello, nella chiesa e vicino alle scuole. Domani faranno la parte finale e anche la parte iniziale, dove sarà la parte finale di Fondaghello, verso Fiume Freddo, ovviamente. E andando poi ritornando su Sant'Anna, deve essere fatto il lato a confine con Riposto.